Vi do giusto il tempo della sigla per provare a indovinare la scarpa. Eccoci tornati con un nuovo video. Prima cosa, ricordatevi di seguirci su Instagram. Posteremo come al solito foto molto più in dettaglio di queste scarpe che andremo ad unboxare, ma andiamo direttamente con l'unboxing con una delle scarpe che probabilmente attendevo di più da quest'anno, ovvero le Jordan 6 Carmine. Ed ecco a voi le Jordan 6 Carmine. Se anche voi come me stavate aspettando da moltissimo questa scarpa, il 13 febbraio spero siate riusciti a comprarle, perché sicuramente sia la silhouette che la colorway merita davvero. Il prezzo d'uscita è stato di 190 euro. Io sono stato abbastanza fortunato da comprarle direttamente sulla Sneaker App, ne ha accoppato un paio anche Nico da Sneakers and Stuff, quindi diciamo che le paia disponibili sicuramente erano in quantità abbastanza ampia, non era troppo difficile da comprare come scarpa. Però abbiamo visto per esempio in America che moltissime persone hanno fatto la fila davanti ai negozi, c'è stato un po' di casino, che sinceramente è abbastanza strano, perché almeno qui in Europa, forse anche perché c'è un po' meno hype rispetto alle colorazioni classiche delle Jordan, non è stato così difficile prenderle. L'ultima volta che abbiamo visto le Jordan 6 Carmine sono state nella release del 2014 e sinceramente già allora ci pensavo a comprarle, però per un motivo o per l'altro non le avevo prese. Questa volta assolutamente non ho potuto mancarle, anche perché mi mancava una Jordan 6 nella mia collezione, visto che non ho le Jordan 6 Infrared e ancora non so perché. Però questa è la prima volta che le Jordan 6 Carmine tornano con il Nike Air on the Back dal 1991, quindi assolutamente un dettaglio che i veri sneakerhead apprezzeranno. I materiali che compongono la tomaia sono principalmente due: questa pelle bianca che avvolge il retto della scarpa ed è presente anche in alcune zone frontali, però sicuramente il colore che si nota di più è questo rosso, appunto rosso carmine, che è presente soprattutto nella parte anteriore della scarpa ed è costituito in durabac o in nubuck, insomma un suede sintetico. Detto questo, la qualità non è per niente sorprendente. Vedendo i video di alcune recensioni americane ho sentito dire che la pelle è molto simile a quella della versione 2014, il che non per forza è un bene, perché sappiamo che in quel periodo lì, ovvero attorno al 2013-2014, la qualità dei materiali di Jordan Brand non era un granché. Anche qui, soprattutto la pelle bianca è abbastanza dura, è pelle vera, però è sia liscia che non molto morbida al tatto, quindi sicuramente un peccato da questo punto di vista, però la forma della scarpa rimane bellissima. Penso tra l'altro che sia la prima volta che facciamo un unboxing di una Jordan 6 sul canale. Non abbiamo mai fatto neanche le collaborazioni con Travis o cose del genere. E qui tutti i dettagli sono quelli classici, quasi identici a quella del 1991. Infatti abbiamo questo spoiler nella parte posteriore della scarpa, che è stato pensato per somigliare a una macchina da corsa. Sappiamo la passione di Jordan per le macchine da corsa, soprattutto le Ferrari. Qui è presente il Nike Air on the Back, come già detto, in colorazione rossa sullo sfondo bianco della pelle. E poi è presente il Lace Lock, che a differenza della versione 2014 ha da una parte la scritta Nike e dall'altra parte la scritta Jumpman, un tocco che i collezionisti apprezzeranno davvero. E inoltre abbiamo questa patch sulla linguetta con il Jumpman sopra, che è probabilmente uno dei dettagli più riconoscibili di questa Jordan 6. Il sistema di ammortizzamento prevede un'unità Air nella parte posteriore della scarpa e presenta anche un'unità nella parte anteriore. Questo rende la Jordan 6 una scarpa abbastanza comoda tutt'oggi, che teoricamente potrebbe essere utilizzata benissimo per giocare a basket, anche perché è veramente molto alta e ha un sacco di supporto. Io sicuramente non lo farò con queste, perché sono veramente troppo belle per essere rovinate così. Un'altra parte super riconoscibile di questa scarpa è sicuramente la suola, che probabilmente non è la più adatta per giocare a basket, in quanto la trazione praticamente non esiste, ci sono solamente dei buchi sulla suola. Però questo Jumpman gigante rosso unito alla suola trasparente la rende veramente forse una delle suole più iconiche di tutti i tempi. Detto questo, ci metterete veramente pochissimo tempo a sporcarla. Scriveteci nei commenti qual è la vostra Jordan 6 preferita, se ne avete una in collezione oppure se vorrete aggiungerla. Personalmente penso che queste siano le mie seconde Jordan 6 preferite. Continuo a ritenere le Infrared leggermente più belle e soprattutto leggermente più portabili. Questo è veramente una colorway particolare per un Air Jordan, perché anche se ha colori super classici, il bianco, rosso e nero di Chicago, sono posti in una maniera molto poco convenzionale, che forse non si era mai vista in una Jordan e che forse non si è più vista nelle colorazioni successive e nei modelli successivi. Detto questo, secondo me in quanto a look le Jordan 6 sono seconde veramente a pochissime e sanciscono un po' un cambio di direzione
tra quelli che sono stati i primi 5 modelli della linea Jordan, in cui il look era ancora molto anni 80, e i modelli successivi come la 6, la 7, la 8 e anche la 9, in cui il look era completamente diverso, si vede l'evoluzione della scarpa totalmente, per non dimenticarsi del fatto che questa è la scarpa con cui MJ ha vinto il suo primo titolo NBA, e sono presenti anche alcune foto che la ritraggono con il titolo NBA in mano e queste scarpe ai piedi, quindi assolutamente una scarpa storica, e questo è il motivo principale per cui non può assolutamente mancare all'interno della mia collezione. Se per qualche sfortunato motivo non siete riusciti a copparla il giorno della release, perché sappiamo che con alcune persone la Sneaker Up ce l'ha particolarmente, anche con una release così grande c'è qualcuno che sicuramente è rimasto a secco, vi consiglio di aspettare ancora magari una settimana o due e poi dopo provare assolutamente a comprarle sul mercato secondario, perché attualmente stanno all'incirca sui 220-230 euro, quindi non eccessivamente sopra il retail, e personalmente ne vale la pena, anche perché penso che nel lungo periodo tenderanno ad alzarsi, come hanno fatto per esempio le 6 Infrared. Se volete comprarle, non ci pensate, compratele subito. Tra l'altro sembra che la produzione di queste Jordan 6 Carmine sia stata ridotta notevolmente, in quanto molte paia avevano dei difetti di produzione, in quanto la midsole diventava rosa, quindi sicuramente non bellissimo da vedere, e quindi molti negozi l'hanno rimandato indietro. Non sappiamo effettivamente quante paia siano, però almeno il mio paio è assolutamente normale, nessun tipo di coloramento della midsole, quindi sono super felice che il mio paio sia perfetto, nessun tipo di errore anche per quanto riguarda le cuciture oppure la pelle. Mentre una cosa che non mi è piaciuta molto è il fatto che la scatola che mi ha inviato direttamente Nike con la Sneaker Up è venuta danneggiata sia in questo angolo sia in questo angolo, perché non era imballata per niente bene. È un po' un peccato, però visto che è un paio personal, alla fine la scatola non importa più di tanto. Grazie mille per aver guardato questo nostro video. Scriveteci nei commenti qual è la prossima scarpa di cui vorreste un nostro unboxing e qual è la prossima scarpa che state cercando a tutti i costi. Ricordate di seguirci su Instagram, perché arriveranno delle foto di queste bombe. Vi ricordo che questo era MKX. Ciao a tutti!